Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Dove c'è impresa c'è vita, la trasmissione nel corso della quale ogni settimana raccontiamo la vita economica e sociale del territorio attraverso l'attività delle imprese e dei professionisti di CNA. Oggi abbiamo ospite una professionista specializzata nella consulenza aziendale, vi racconteremo per bene di che cosa si tratta e con quali specificità. Si tratta di Pamela Bellanca, che saluto, buongiorno Pamela. Buongiorno, buongiorno a tutti. E con cui cercheremo di capire un po' meglio quale può essere un ruolo di chi si occupa di consulenza aziendale, di chi si occupa di sistemi di gestione aziendale e di chi in qualche modo, lo dico in maniera molto grezza, tanto per capirci, cerca di far sì che le aziende vadano un po' meglio, perché poi in fin dei conti il senso della tua professione, Pamela, è questo. Esatto, l'obiettivo principale è quello di aiutare le aziende a raggiungere degli obiettivi personali, no? Degli obiettivi aziendali, che appunto solitamente sono di miglioramento, di riorganizzazione o di ottimizzazione dei propri processi. Ecco, tu hai portato avanti questa tua attività partendo da esperienze in aziende anche importanti, conosciute del territorio, come la Baltur, come ASFO, azienda di Villa Marzana, come RT. Hai fatto questa scelta, che tipo di obiettivi di crescita hai raggiunto attraverso questa esperienza aziendale? Sicuramente la scelta delle aziende, diciamo, dell'esperienza lavorativa è stata ben ponderata, nel senso che fin dall'inizio avevo come obiettivo questo, se non so se sia da folle o meno, comunque ho avuto questo come obiettivo. Quello di fare consulenza aziendale, esatto, finalizzata alla gestione in sostanza. Ai sistemi di gestione e alla riorganizzazione aziendale. Però ero ben consapevole che per fare questo mi serviva molta esperienza sul campo, perché comunque quando si va a fare consulenza all'interno delle aziende serve qualcuno che abbia anche l'esperienza, no? Che abbia anche vissuto l'azienda. È molto difficile riuscire a comprendere l'azienda quando tu stesso non sei mai stato magari in produzione, tu stesso non hai mai avuto a che fare con i processi aziendali in sé. Queste aziende mi hanno dato tantissimo, devo dire, sono tutte aziende che mi hanno, dal punto di vista delle competenze e delle esperienze, mi hanno dato tantissimo. Quindi in un certo senso appunto operare dentro a Baltu, dentro a ASFO, dentro a RT è servito per, come dire, vivere dal di dentro la vita aziendale e ragionare su sistemi di gestione, consulenza eccetera dal punto di vista delle esigenze interne. Esatto, ho visto anche dal punto di vista pratico cosa vuol dire, ho visto che cosa vuol dire ottimizzare dei processi di produzione, ho visto quelli che sono i problemi che tutti i giorni ci sono in produzione, in progettazione, perché comunque ho sempre fatto parte del reparto qualità, quindi mi sono sempre occupata di qualità, a volte produzione, a volte clienti, come per esempio in TR ero più concentrata sulla parte clienti, quindi facevo direttamente interventi in linea, eccetera, eccetera. Ero, diciamo, principalmente un problem solver, quindi ho iniziato ad avere un po' l'approccio del problem solver, che poi è quello che ti serve quando vai a fare consulenza alle aziende. Le aziende hanno dei problemi, hanno dei dubbi su come migliorare i loro processi, su come riorganizzarsi, io devo dare una mano a risolvere questi loro problemi. Ecco, quindi questo era un tuo obiettivo fin dall'inizio, quindi quando, credo 4-5 anni fa, hai deciso, tra virgolette, di metterti in proprio, insomma, di fare la consulente, quello è stato il primo obiettivo raggiunto, insomma. Esatto, quello è stato il primo... Sì, ma come mai sei partita con questa idea di fare appunto la consulente autonoma, professionale di sistemi di gestione? Dove scaturisce questa passione? Quando parti da giovane vedi questi professionisti, mi affascinava il fatto che fossero quelle figure su cui le aziende avevano fiducia, quelle figure che un po' guidavano le aziende, no? Quindi mi è sempre piaciuto questo aspetto, no? Di lavorare e sentire la fiducia delle aziende su di te, no? Quindi poter dare una mano e vedere anche i risultati. Quindi questa cosa mi ha sempre affascinata. Poi, avendo sempre lavorato in qualità, ho sempre lavorato a fianco dei professionisti che facevano quello che faccio io oggi. E quindi forse in qualche modo questa cosa mi ha affascinata. E quindi sono andata avanti per questa strada. Poi, detta come va detto, ho avuto anche fortuna, perché bisogna anche incontrare le persone giuste che ti avviano, certo. Perché è un percorso difficile da avviare, non è per niente facile. Lo ricordo, c'è stata
tutta questa serie di esperienze in azienda. C'è stato anche un master in sistemi di gestione aziendale, che ovviamente ha costituito, immagino, un punto di svolta anche per te dal punto di vista della formazione, esatto, delle competenze. Quello l'ho fatto durante il mio percorso in Baltur, e in quel momento sicuramente lo vedevo anche come un surplus, no, per l'azienda. Cioè, cercavo sempre un modo per dare qualcosa in più, no, all'azienda dove lavoravo, ma lo vedevo anche come un investimento futuro, perché sicuramente sarebbe stato poi il mio punto di partenza. Senza quello non parti neanche. Io poi ho come obiettivo anche quello di diventare ispettore oltre che consulente, una cosa che spero di concludere a breve, e quindi senza quello non sapevo che non avrei potuto far nulla. Quindi sono partita da quello, sfruttando anche la mia posizione da professionista, e poi da lì mi sono un po' aperte alcune strade che mi hanno permesso anche di andare avanti sulla mia professione, ecco. Quindi oggi sei consulente, vuoi diventare ispettore, hai detto, per i profani come me, che differenza c'è, cosa posso dire così? Beh, la differenza è sostanziale, perché fondamentalmente l'ispettore è quello che certifica le aziende, e quindi che dà, diciamo, no, in maniera molto brutale, che dà il certificato alle aziende, no, che devono certificarsi ISO 9000-14-45. Quindi sicuramente diventare ispettore ti consente di vedere da entrambe le parti la cosa. Il consulente invece è quello che crea il sistema, è quello che fondamentalmente viene verificato dall'ispettore. In realtà, quando un ispettore arriva in azienda, verifica il mio lavoro, no? Quindi quando l'ispettore dà il certificato all'azienda, fa i complimenti all'azienda, dice ottimo lavoro, eccetera eccetera, lo sento anche un po' mio, no? Quindi è quello che verifica. Questa cosa va ancora di più a completamento del mio percorso, spero di concluderlo a breve, perché comunque è già iniziato. Anche quello è un percorso abbastanza lungo, ma insomma ce la faccio. Ci stiamo arrivando. Allora, in parole molto povere, questi sistemi di certificazione che cosa dicono? Cioè, se io sono un'azienda certificata ISO 9000, uh-huh, e lo dico in maniera un po' grezza, ma è un termine che sono anni ormai che sentiamo ripetere, che cosa significa in pratica, concretamente? La certificazione ISO 9001 ad oggi a volte sento che viene vista un po' male dalle aziende, perché fondamentalmente a molti settori viene imposta, a quelli a cui non è imposta è comunque imposta perché lo richiede il mercato, perché diventa un po' una garanzia per i clienti più grossi, magari per i clienti più importanti, perché garantisce un determinato sistema di gestione, se fatto bene ovviamente, è un determinato sistema di gestione per cui le aziende possono dire ok, io so che c'è una certa qualità nel tuo prodotto, nel tuo servizio. Un modo sostanzialmente che le aziende hanno per dire ai clienti, ai referenti, ai propri fornitori, immagino, esatto, noi lavoriamo bene. Noi lavoriamo secondo ISO 9001, quindi diciamo che abbiamo una struttura aziendale ben definita e ben controllata, perché l'obiettivo principale del 9001 è quello di creare dei processi che siano misurabili e quindi controllabili, no? La ISO 9001 porta all'analisi continua del processo, quindi alla ricerca continua dell'eventuale problema, e ha come obiettivo quello di non tanto andare a risolvere il problema quando si presenta, ma di prevenire. Quindi le aziende certificate ISO 9001 devono avere una struttura che le consente di tenerla monitorata, controllata ed evitare problematiche che poi potrebbero arrivare al cliente, quindi inficiare quella che è la qualità del prodotto o servizio. La buona organizzazione come chiave sostanzialmente di garanzia rispetto al prodotto o al servizio che viene erogato dall'azienda. Esatto. Sostanzialmente ISO 9001 è un modo per dire guarda che questa azienda è organizzata bene, nel modo giusto per fare quella roba che fa. Esatto, è un modo per dire i miei processi sono sotto controllo, è un modo per dire guarda che io tutti gli anni faccio un'analisi sui miei processi, li tengo monitorati, li tengo sotto controllo e so che non ci sono problemi, so che il mio prodotto esce dall'azienda intatto, no? Così come viene richiesto secondo requisiti cliente o secondo requisiti cogenti, perché sono dei prodotti anche che hanno delle cogenze da seguire. Ti ho conosciuto tramite il collega Luca Grandini, che si occupa del settore delle costruzioni e dell'edilizia, perché in questo momento, in particolare in questo momento, per una serie di motivi, la certificazione ISO 9001 è diventata importante per le aziende dell'edilizia. Esatto. È così? Perché? Intanto perché c'è l'obbligo per la SOA, quindi la SOA porta
tutte le aziende a doversi certificare per poter conseguire, diciamo, la SOA. La SOA sostanzialmente è un'attestazione che le aziende devono possedere, le aziende del settore dell'edilizia devono possedere per poter partecipare ad appalti pubblici oltre i 150.000 euro o anche a lavori privati oltre i 516.000 euro, come mi ha spiegato Esatto. molto bene Luca Grandini proprio prima di cominciare questa trasmissione, quindi io riferisco, diciamo. È un'attestazione che oggi sostanzialmente a certe condizioni è diventata praticamente obbligatoria, serve per dire guardate che quell'azienda lì dell'edilizia ha le cose che servono per partecipare all'appalto. Preliminare a questo c'è la ISO 9001, ma per esempio un'azienda dell'edilizia che deve dimostrare, certificarsi ISO 9001, che cosa deve avere, se posso dirlo così in maniera Allora, molto. detto in due parole è difficile, nel senso che soprattutto le aziende edili ad oggi finora hanno sempre avuto ovviamente un approccio molto diverso da quelle che sono le aziende produttive, quindi applicare una ISO 9001, dico la verità, a un'azienda edile ad oggi è molto complesso, molto complicato, poi soprattutto perché loro trattano anche materiali speciali, hanno comunque lavorazioni specifiche che richiedono comunque delle procedure importanti, quindi hanno una componente sicurezza che è importante, quindi ed è anche Nell'edilizia la pesante. sicurezza è uno dei grandi temi fondamentali, Esatto, certo. che è importante, quindi è pesante, quindi in realtà per il settore edile è anche abbastanza importante come percorso, no? Sia dal punto di vista dell'organizzazione, perché finora comunque un'azienda edile ha avuto un approccio al servizio, diciamo, totalmente diverso da un'azienda produttiva, ma è giusto così, che come giusto che sia dal punto di vista cogente, quindi dal punto di vista sicurezza le aziende edili sono molto controllate, quindi magari diventa un po' più corposo il lavoro. Anche lì però il percorso che faccio io per le aziende edili è lo stesso che faccio per un'azienda produttiva, per me cambiano magari i servizi, non c'è un prodotto, c'è un servizio, ci sono delle fasi di lavoro e quindi mi concentro su quelle, ma alla fine l'approccio è sempre lo stesso, guardare l'organizzazione, conoscere l'organizzazione, sulla base di quelli che sono i requisiti ISO 9001, capire quali sono le mancanze e poi aiutare l'azienda a colmarle. Questo è Uno il mio. dei motivi per cui abbiamo deciso di fare questa trasmissione con Pamela Bellanca è anche questo, segnalare il fatto che CNA nel suo complesso, all'interno del proprio ventaglio, diciamo, di professioni, di aziende, di imprese, eccetera, c'è davvero la possibilità di avere un amplissimo ventaglio di competenze e tra queste, per quanto riguarda lo specifico della filiera delle costruzioni, ma anche della produzione, anche appunto consulenti come Pamela che si occupano di queste cose e di consulenza aziendale, di sistemi di gestione, di avviare le aziende verso la certificazione e quindi, insomma, di occuparsi delle aziende anche da quel punto di vista moderno e ormai inevitabile che è appunto la qualità complessiva dell'organizzazione e la certificazione dei processi, insomma, no? Questo è un po' il senso del vostro lavoro. Esatto. Poi, come dico sempre io, quando accompagno un'azienda alla certificazione ISO 9001, non ho solo come obiettivo quello di certificarle, quindi di avere il pezzo di carta, che sicuramente per l'azienda è importantissimo, perché in quel momento sicuramente sono concentrata su quell'obiettivo, che è la cosa principale. Ma il mio obiettivo è anche far sentire all'azienda che c'è stato un miglioramento. Che la ISO 9001 non è solo un appesantire la struttura, un appesantire i documenti, ma che li sta aiutando nella loro Ecco, organizzazione. questo è un punto molto importante. Le certificazioni, questo ovviamente nel momento in cui sono entrate, diciamo, tra gli obblighi delle aziende o tra, se non obblighi, comunque le cose caldamente consigliabili alle aziende, all'inizio sono state vissute anche un po' come appesantimenti di natura burocratica e in realtà invece sono modi per, da un lato, garantire il fruitore del servizio o il cliente finale e dall'altra parte anche un po' per migliorare l'andamento dell'azienda. Esatto, quello è il mio obiettivo principale, dico la verità, perché se Un'azienda va l'azienda, meglio, se ha l'ISO 9001 alla fine va meglio. se viene eseguita in maniera corretta, diciamo sì. Poi dipende anche dall'azienda, perché magari se prendo l'azienda più piccola, dove sono in pochi, cioè dove non è particolarmente strutturata, ovviamente vanno un po' più in difficoltà, in sofferenza, perché magari ci sono tanti processi a tenere monitorati in pochi. E quindi lì magari è un po' più difficile convincerli del fatto che si sono semplificati la vita, sentono l'appesantimento ovviamente, no? Certo. Perché tenere monitorati dei processi non è facile per niente, e quello lo comprendo.
quando si va sulle aziende un po' più grandi, un po' più strutturate, spesso c'è la soddisfazione, no? Di vedere il cliente contento perché finalmente ha capito come tenere monitorato il suo processo, perché ha avuto dei problemi ed è riuscito a bloccarli in tempo. Insomma, questi sono gli elementi che mi danno soddisfazione, no? Quando magari si parte da aziende che magari non avevano ancora una struttura e a fine percorso hanno tutta la loro struttura organizzativa che funziona bene, che va in maniera fluida, quella, insomma, è una certa soddisfazione. È una soddisfazione anche perché è un modo così per consentire all'azienda in qualche modo di essere più consapevole di se stessa, e al Esatto. giorno d'oggi la consapevolezza di se stessi è quasi tutto, insomma. Fondamentale. Sì, poi anche la consapevolezza del fatto che i processi funzionano, ogni processo dell'azienda non è un ente a sé. Quella è l'elemento fondamentale, no? Cioè, spesso le aziende tendono a lavorare un po' per scomparti. Invece io cerco sempre di fargli capire che non sono scomparti stagni, ma i processi devono lavorare tutti insieme in sintonia. Quindi è nell'implementare il sistema di gestione ISO 9001 questa cosa salta fuori, ovviamente, no? Iniziano un po' a vedere anche su carta realmente come è strutturata la loro azienda, ma soprattutto che tutto ciò che viene fuori, l'output di un processo, è l'input di un altro e di conseguenza non possono essere visti in maniera staccata, no? Ma sono tutti molto legati e devono funzionare in armonia, perché basta che ne salti uno e anche gli altri iniziano ad andare in sofferenza. Abbiamo Quindi. detto dell'edilizia, ci sono un altro paio di settori in cui tu hai, come dire, una vocazione particolare, uno è la meccanica, per esempio, Esatto, beh, la meccanica perché sono nata nel settore no? Esatto, metalmeccanico, appunto, quindi certo. fondamentalmente sì, quello è il settore principale. Però diciamo che negli anni come consulente ho avuto modo anche di avere competenze, di prendere competenze, perché quando io entro in un'azienda do qualcosa sicuramente, ma prendo anche tanto, dico Certo. la verità. Quindi quando entro spesso ringrazio io il cliente perché vedi comunque delle bellissime realtà, comunque anche per il consulente, questo penso che sia per tutti, entrare in un'azienda è una bellissima esperienza, perché ogni volta che entri c'è una struttura totalmente diversa, c'è un ambiente totalmente diverso. Tra l'altro le aziende sono anche un po' l'immagine di quello che è nella mente dell'imprenditore, no? Dell'amministratore, eccetera, eccetera. Quindi è bello anche vedere cosa c'è nella testa di queste persone che mandano avanti delle aziende, magari anche molto grandi, no? E quindi quello è molto bello. Però nel frattempo sono riuscita ad acquisire anche molte competenze sia nel settore edile che impiantistico. Insomma, nel frattempo sono riuscita nel chimico, sono riuscita anche un po' ad ampliare le mie competenze. L'altro elemento bello del lavoro, insomma. Certo, è un lavoro in cui si impara Di continuamente. continuo, sì, non si smette mai. Bene, ecco, questo è quindi, diciamo, è un processo questo che è cominciato con grande passione, grande consapevolezza e che evidentemente è destinato ad andare avanti, insomma, no? Beh, spero ovviamente di sì. Beh, sì, insomma, il mio obiettivo adesso è quello di andare avanti così, insomma, adesso io dico la verità, è un lavoro che a me piace molto, quindi mi trovo bene, sono contenta quando vedo i miei clienti contenti, quello È la cosa è la fondamentale, cosa certo. fondamentale, sì. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio Pamela Bellanca, consulente aziendale con tutte le competenze e specificità che abbiamo raccontato nel corso di questa trasmissione, un po' perché ti ha permesso di capire un po' meglio che cosa sono queste certificazioni di qualità e a che cosa serve, insomma, chiamare un consulente aziendale, un po' perché ha dimostrato che comunque dentro la CNA ci sono tante competenze e ci sono anche queste specifiche. Abbiamo avuto anche altre figure di consulenza aziendale interessanti. E poi, ultima cosa, la ringrazio perché ci ha dimostrato che essere appassionati al proprio mestiere è forse la cosa più bella che ci sia, insomma, no? Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, grazie a Pamela Bellanche, grazie a tutti. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Grazie. Ciao. Avete ascoltato? Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini.